Ben ritrovati all'appuntamento con Podcast. Che aria tira in Veneto e nella provincia di Vicenza in particolare? È la domanda che ci poniamo nella puntata di oggi. Di lotta all'inquinamento atmosferico si è parlato a Bassano nel corso di un evento promosso dal GISP, il gruppo di impegno sociopolitico. Relatori il professor Alberto Pivato dell'Università di Padova, Matteo Mascia della Fondazione Lanza e il dirigente dell'area tecnica della provincia di Vicenza, l'ingegner Filippo Squarcina. Nell'occasione è stata presentata anche una ricerca dai risultati abbastanza sorprendenti, ecco quali. Abbiamo appunto con un gruppo di lavoro costituito da docenti dell'Università di Padova, di Venezia, di Cagliari e anche dall'ARPAV, fatto un'analisi statistica su una mole enorme di dati degli ultimi 10 anni su tutta la regione Veneto. Abbiamo visto che c'è una riduzione per quanto riguarda le polveri sottili intorno negli ultimi 10 anni tra un 15 e un 20% come media nelle varie centraline, mentre per gli NOx questa riduzione è maggiore. Ma se noi prendiamo, la riduzione non è costante negli anni, negli ultimi anni si è rallentata. Questo dimostra la difficoltà di raggiungere gli ulteriori target sulla qualità dell'aria e bisogna attuare delle politiche strutturali più significative. Gli effetti del lockdown sulla qualità dell'aria, nel vostro studio vi siete anche concentrati su questo e i risultati sono abbastanza sorprendenti. Sì, questa è una cosa interessante perché abbiamo avuto per la prima volta nella storia, speriamo di non avere ancora, un campo prove meraviglioso per la ricerca, perché nel primo lockdown sappiamo benissimo che le macchine non circolavano, quindi abbiamo avuto per tutta la regione, ma non solo, in Italia non circolavano le macchine e abbiamo evidenziato che però le polveri sottili in termini di concentrazioni erano comunque alte, superiori alle volte anche ai limiti. Questo perché? Perché il traffico è una delle componenti, non è la componente principale in determinate stagioni e in quel periodo c'erano il riscaldamento domestico, classico riscaldamento domestico magari a stufa, che andava a compensare la componente del traffico. Quindi fermare le auto, le domeniche ecologiche hanno un grande valore educativo, però ci aiutano poco a risolvere alla radice il problema. Esattamente, ha un valore educativo, è come mettere un balsamo su un braccio rotto, non fa male, però di certo non va a risolvere la situazione. Così le domeniche ecologiche non vanno di certo a risolvere, hanno una buona componente educativa, ma lì si ferma. In che misura le emissioni provenienti dagli inceneritori e dai termovalorizzatori incidono sui livelli dell'inquinamento dell'aria nel suo complesso? Allora, per quanto riguarda gli inceneritori è un discorso lungo, ma dall'esperienza che ho fatto in comitati, c'è stato un comitato molto importante a livello nazionale, rifiuti e ambiente, abbiamo visto anche con molti epidemiologi che per quanto riguarda gli inceneritori moderni di nuova concezione, i sistemi di abbattimento, le norme sono tali che comportano dei livelli di emissioni che ci danno sicurezza. Non c'è un'evidenza scientifica che ha evidenziato una correlazione, un nesso di causa effetto tra le emissioni dell'incenerimento e qualche patologia. Quindi possiamo stare tranquilli, ma non abbassare la guardia. È giusto fare, come viene richiesto oggigiorno, delle valutazioni di carattere sanitario, come richiesto dalla normativa. Quali strategie indica e consiglia nel medio-lungo periodo per tutelare la qualità dell'aria e possibilmente per migliorarla? Allora, non c'è una ricetta magica, è un sistema complesso, non c'è peraltro una prevalente sorgente come è stato per il buco dell'ozono, che è stato uno dei grossi emergenze una ventina d'anni fa, per le quali c'era una componente, una classe di sostanze chimiche che erano gli agenti preponderanti. Li abbiamo individuati, abbiamo risolto il problema. Per quanto riguarda la qualità dell'aria, abbiamo molti settori economici, molte sorgenti che concorrono e nessuna prevalente. Quindi è molto difficile trovare una soluzione, è chiaro che dobbiamo mettere qualcosa di strutturale. Fino adesso, diciamo, la qualità dell'aria è sempre stata una cenerentola rispetto alla gestione dei rifiuti, rispetto alla gestione delle acque. Ecco,
penso che ora sia giunto il momento di mettere come emergenza e come priorità anche la qualità dell'aria. Anche perché alcuni di questi fattori sfuggono al nostro controllo, come ad esempio la conformazione molto peculiare della pianura padana. Sì, assolutamente. Noi abbiamo anche questa aggravante che viviamo in una regione in cui abbiamo una stagnazione per quanto riguarda l'aria. Non tira una buona aria, diciamo così. Siamo a fine marzo e la previsione, diciamo, il dato del 2022 era che a questo periodo stavamo come Italia raggiungendo la quota del superamento delle risorse che possiamo consumare, che l'anno scorso è stato il 15 maggio per l'Italia, è stato il 28 di luglio per il pianeta. Certamente non tira buona aria perché abbiamo appena avuto l'approvazione, la presentazione dell'ultimo rapporto dell'IPCC, che ci dice, il IPCC è il panel intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, che ci dice che non c'è più tempo per riflettere, per aspettare, ma bisogna agire perché la crisi climatica oramai rischia di portarci in un punto di non ritorno. E quali strategie sono da mettere in campo immediatamente allora? Beh, la principale che dobbiamo fare è quella della mitigazione, cioè dobbiamo ridurre le emissioni in atmosfera e questo presuppone una forte azione politica, economica, ma anche, come dire, sociale e di motivazionale, perché l'obiettivo che noi abbiamo in Unione Europea è meno 55 emissioni al 2030, quindi vuol dire potenziare, correre sul fronte delle rinnovabili, vuol dire correre sul fronte della mobilità elettrica, vuol dire correre sul fronte dell'efficientamento degli edifici. Ingegner Squarcina, qual è lo stato di salute dell'aria nella nostra provincia? Allora, nella nostra provincia, come nel resto della pianura padana, abbiamo un problema di polveri sottili, è un problema che è in miglioramento, però bisogna lavorare ancora molto perché bisogna migliorare, diciamo, il miglioramento deve andare più veloce perché è un tema che riguarda anche la salute e magari il mio mal di gola adesso è collegato e quindi bisogna accelerare, anche se, diciamo, come provincia di Vicenza ci stiamo muovendo insieme ai comuni per cercare di fare qualcosa di più di quello che prevede la norma o comunque quello che fanno gli altri. Vogliamo fare di più per essere, non dico i primi, però tra essere quelli che capiscono e accelerano in questa tematica. Tra l'altro la provincia di Vicenza è decisamente tra le più virtuose in Italia, indicata come modello ed esempio a livello nazionale e non solo. Sì, la provincia di Vicenza ha voluto, come dicevo, andare oltre le semplici rispetto delle regole, ma ha voluto che la provincia e i comuni iniziassero una politica attiva per il miglioramento della qualità dell'aria, cioè non un mero ordinanze, divieti, ma una serie di azioni pensate a livello politico in un percorso di più anni per arrivare a una riduzione concreta ed importante dell'inquinamento, in particolare di PM10. E abbiamo voluto rispondere a una problematica molto evidente, che è quella della transizione ecologica, e il territorio bassanese non poteva rimanere senza una risposta per avviare un discorso, un processo che ci vede coinvolti come comunità per essere anche testimoni nella realtà complessiva, globale, internazionale. E proprio il comune di Bassano ha appena adottato un piano per la qualità dell'aria elaborato in collaborazione con uno studio professionale che è uno spin-off dell'Università IUAV di Venezia. Ascoltiamo subito i dettagli di questo piano. I dati che avete raccolto? I dati li abbiamo raccolti grazie a un lavoro promosso dalla provincia di Vicenza che cerca di individuare tutte le sorgenti di polveri sottili che ogni comune sui 114 comuni della provincia di Vicenza emettono ogni anno in atmosfera. Cosa è emerso relativamente al comune di Bassano? Relativamente al comune di Bassano sono emersi dei dati significativi. Per quanto riguarda le PM10 e le PM2,5, la maggior parte delle emissioni sono generate dal settore residenziale e principalmente dall'utilizzo della biomassa per il riscaldamento domestico. Per quanto riguarda invece gli ossidi di azoto, il settore che incide maggiormente è il settore dei trasporti, quindi l'utilizzo degli autoveicoli privati, che utilizzano principalmente gasolio. E poi per quanto riguarda l'ammoniaca abbiamo visto che è l'agricoltura il settore più impattante con ben il 90% delle emissioni. Cosa ne farete di questi dati adesso?
Questi rappresentano il punto di partenza, quindi la consapevolezza che ha il territorio. Da questi vengono costruite e sono state costruite delle azioni per ridurre le emissioni di polveri sottili da qui al 2030 di almeno il 40%. Quali sono queste azioni, le principali almeno? Le principali riguardano tutti gli interventi di efficientamento del parco edilizio all'interno del territorio comunale, sia di natura pubblica che di natura privata, interventi sulla mobilità come l'estensione delle piste ciclopedonali, interventi sul miglioramento del verde urbano pubblico e privato e interventi mirati sui settori zootecnico, in particolare sugli allevamenti intensivi. Il Parco San Bassiano ovviamente sarà un polmone verde che apporterà sicuramente aria pulita nel nostro territorio, ma continueremo anche con quelle azioni mirate che abbiamo iniziato 3 anni fa di incentivi, bandi proprio di incentivo sulla sostituzione delle caldaie e soprattutto sulla qualità del verde privato. Le giornate ecologiche hanno una grande valenza dal punto di vista educativo, ma nel concreto purtroppo a poco servono per migliorare la qualità dell'aria. Sì, ormai lo sappiamo, il nostro è un territorio virtuoso, fatto di quartieri che si adoperano in giornate ecologiche, in raccolta di rifiuti, in sensibilizzazione proprio soprattutto delle nuove generazioni. È quindi un territorio che sicuramente ha una sensibilità spiccata dal punto di vista ambientale, ma questo ovviamente non basta. Certo serve sensibilizzare, ma qui è chiaro che il livello di dibattito deve essere più elevato, si parte ovviamente da una politica nazionale che deve dare la possibilità anche ai comuni di incidere in maniera pesante rispetto a quelle che sono le azioni per la qualità dell'aria. Questa puntata di podcast si chiude qui, alla prossima, arrivederci.